down the street, my head's hanging low. Ciao, stavo guardando fuori e mi sono perso. E adesso che mi sono ritrovato, ti dico che siamo arrivati all'ultimo appuntamento. Siamo al 10° comandamento, regola precetto, una volta li avessi detti in fila giusta, ma vabbè, fa così. Quindi, il 10° è importante questo, quindi attenzione, rimani qui, rimanda a domani l'essere protagonista. Questo è importante, sappiamo chi è il protagonista. Protagonista è quello che guadagna di più nei film, a teatro, e anche quello che diciamo si fa il mazzo di più, quindi è per questo che ti dico rimanda a domani l'essere protagonista, lascia che sia qualcun altro che prende la scena e tu rimani un po' così ai bordi, tanto voglio dire, il tempo passa lo stesso. A cena e a pranzo qualcosa ruschi su, quindi voglio dire, non è poi che sia così importante. E se anche tu sei un amante del passare tempo in rete, che bella questa immagine del tempo che passa nella rete. Io lo vedo proprio, me lo immagino, no? Questo tempo che passa nella rete, cade nel mare e si perde nel nulla, nell'oceano. Va bene, ma questa è una mia visione che non c'entra. Quindi, se anche tu sei un amante del passare il tempo in rete, ti sarai accorto che viene naturale rimandare qualsiasi cosa domani. Perché? Perché stai facendo una cosa, è inutile che tu ti stacchi da quello che ti piace per fare una cosa che magari non ne hai voglia. Esempio, un compito o preparare un esame, non ha senso, no? Quindi rimanda domani, perché domani è un altro giorno e quindi si vedrà. I veri campioni rimandano anche il pranzo quando sono in rete, la cena, e qualcuno va in bagno ogni 2 giorni. C'è chi mette anche il pannolone pur di non rimandare. Per non parlare della telefonata che magari hai promesso alla nonna, o se studi all'estero, magari alla mamma o al papà, e hai detto guarda, ti chiamo di sicuro. Non lo fare, stai perdendo tempo. Quindi lo puoi sempre fare domani. Rimandare. Questo è il vero segreto per essere felici. Oggi che hanno messo fuori davanti alla porta i cartelloni con gli esiti degli esami di riparazione, che non so poi cosa ci sia da riparare, ma vabbè. E è bello vedere come chi è stato rimandato poi ottiene un successo. Quindi impara da questo, fatti rimandare a scuola così sarai felice a settembre. Ecco svelato un altro segreto ed ecco perché davanti alla scuola diventano sempre di più i nomi nelle varie classi dei ragazzi che si fanno rimandare. Lo fanno per essere felici. Ricordala questa cosa, vediamo se ho scritto altro o no. Quindi diciamo che ho finito di darti questi 10 comandamenti, precetti, regole, li ho detti in fila questa volta, e sono contento, spero che anche tu sia contento, e ti invito sin d'ora a continuare a seguire il canale
dove vengono pubblicate queste chicche, perché dalla prossima puntata cominceremo ad addentrarci un po' di più sul lavoro che fa sudare dello studente. Cominceremo ad analizzare come non studiare per essere felici. Quindi l'applicazione del terzo comandamento, magari così, decantata. Si decanta il vino, ma anche queste regole possono essere decantate. Quindi ti parlerò di quali segreti anche tu puoi venire a far parte per essere davvero, davvero uno studente felice. Io e la mia cravattina ti salutiamo e ti auguriamo un felice inizio di anno scolastico. Ancora una volta, in bocca al lupo. Ciao.